tutti ragazzi! E benvenuti sull'Orforgiava 79. Siamo qui a Night City e siamo per andare Sì, da Anaco. finalmente andiamo da Naku. Quindi, chiamiamo subito la nostra moto. Dici che ci stiamo avviando alla fine perché... Beh, Anaco dovrebbe risolverci il problema, vediamo. Niente, ogni tanto la bandana appare, scompare. Nello scorso video, ragazzi, hai visto, spaghi pure i pantaloni. Sì. Eravamo rimasti in mutande e non sappiamo come. Però vabbè. Tanto vedendo la gente che gira a Night City, non penso che sarebbe stato qua un grosso problema. Girare in mutande. No. Abbiamo visto molto peggio. Nel corso dei nostri video. Metri. A me mi dispiace però che è morto l'altro giapponese, come si chiamava? Già rimasto il nome. Vedi? Porca puttana Eva. Takemura. Takemura, a me già mi manca, ma perché non ricordo mai i nomi? A me ancora mi manca Jaggy, che praticamente è morto subito. Ha raggiunto un punto di non ritorno. Entrando nel ristorante interromperai tutti gli incarichi secondari non completati e le altre attività come i contratti finché l'obiettivo principale non sarà completato. Se hai delle questioni in sospeso, portale a termine prima di incontrare. Oh, No, beh, ho vedi? fatto parecchia roba, quindi andiamo, arrivati al cavolo. Dai, poi magari dopo uno fa qualche altra cosetta dopo. Cristo, mi sento male. Non mi piace per niente. La troia di porcellana è il peggio del peggio. Magari no, Johnny, Lo una volta l'abbiamo so, farò visto. attenzione. Questo non credo proprio che sia il tuo forte. Senti, al primo segnale di guai ce ne andiamo. Sì, io sto a morire comunque, Johnny. Non hai colto questa sfumatura della storia. Ha sgomberato tutto. Merda. Eccellente, sei venuto. Non perdiamo tempo. Prima di parlare dei dettagli, credo di doverti una spiegazione. Voglio dirti perché ho cambiato idea e ho deciso di aiutarti. Dimmi. Non potevi sapere se fidarti di me, se Yorinobu aveva ucciso tuo padre. Invece adesso. Lo sapevo, fin dall'inizio. Tu lo sapevi? Tutti i membri del consiglio lo sapevano. Nessuna delle persone coinvolte ha mai creduto nell'avvelenamento. I dettagli erano disparati, incoerenti. Lo sapevi, ma non hai fatto niente. Perché? Ieri hai scoperto all'improvviso di avere una coscienza. Mio padre aveva i suoi difetti, lo so. So bene che non era un santo. Quando doveva eliminare un nemico, lo faceva senza un briciolo di pietà. Un comportamento che Yorinobu non tollerava. Ma per mio padre, il fine giustificava i mezzi. Oh, guarda se io Saburo rovino pure Arasaka ha meglio. sempre dato importanza a una cosa sola. Vuoi sapere cosa? Ai sordi? Il Il potere. potere. La famiglia. La nostra famiglia. Io dovevo esserne il cuore, per sostenerla, per assicurare continuità, stabilità, per non oppormi mai. Ah, Yorinobu doveva avere istruzioni leggermente diverse. Yorinobu ha dichiarato guerra a nostro padre, ma è un Arasaka. È la mia famiglia. Non mi aspetto che tu capisca. Voglio solo che tu sappia che non mi oppongo volontariamente a mio fratello. È difficile. Non ha detto. È tuo fratello. È stato difficile e sarà difficile. Diciamo che capisco. Ma perché hai cambiato idea? C'è stato un allarme durante la parata. I
I protocolli di sicurezza erano stati violati. Lì abbiamo avuto i primi dubbi, che sono aumentati nel tuo nascondiglio, quando la squadra d'assalto di mio fratello è arrivata non per salvare, ma per uccidere. Yorinobu non si sarebbe fatto problemi a sacrificarti. A mio fratello non è mai importato niente di noi. Mio padre aveva ragione. Io sono stata allevata per diventare il cuore della famiglia. È ora che gli Arasaka ascoltino il loro cuore. Faremo giustizia. Hai portato il Soul Killer, come eravamo d'accordo. Dito sul grilletto, non dire niente. Sembri nervosa. C'è qualche problema? Ma non lo so. È la terza volta che quella V passa qui intorno. Qualcuno ti ha seguito? Non distraiamoci. Hai Fammi portato leggi. Il Soul Killer. Mi hai preso per un idiota. Pensi che ci sarei cascato? Vorrei andarmene da qui ancora vivo. Se avessi cattive intenzioni, sceglierei un posto molto più discreto di questo. Ma io che ne so. Siamo qui perché so come salvarti la vita. Posso portarti al Mikoshi. Cioè? Il Mikoshi non esiste nel mondo reale. Ma i suoi punti d'accesso sì, e uno è molto vicino. Dove? Qui a Night City, sotto la Arasaka Tower. Dobbiamo andarcene. Adesso. Vuoi andartene? Cosa te lo fa pensare? Non intrometterti, così posso ascoltarla. Dimmi, infatti. Ah, sarà un vero disastro. Lo so, Siediti. Johnny. Abbiamo poco tempo. Sai come avere la mia attenzione. Continua. Avanti. Mio fratello. Sentito? Sento puzza di bruciato. Occhio a non scottarti. Deve assumersi la responsabilità delle sue azioni. Vuoi vendicare tuo padre? Si direbbe che tu voglia vendicare il tuo paparino morto. Voglio che l'Arasaka Corporation sappia la verità. E come pensi di fare? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro gojitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu wa. Presto Yorinobu convocherà una riunione del consiglio. Parteciperanno i rappresentanti di tutte le fazioni. È il momento perfetto per rendere note le circostanze della morte di mio padre. Ti porterò alla riunione e tu testimonierai contro mio fratello. Loro ci credono. Testimoniare? Senti, scusa la sincerità, ma... Aiutami a togliere di mezzo Yorinobu e io ti aiuterò a sbarazzarti del costrutto. E se funziona, il trono è tuo? Ammettiamo che funzioni. E poi? Il trono della Arasaka è tuo? Come ti è venuta quest'idea? L'ho dato per scontato. E poi, Takemura mi ha detto che dovevi prendere il posto di Yorinobu qui a Night City. Tutti devono sapere qual è il proprio posto, V. È una cosa che mio fratello non ha mai capito. Io so qual è il mio e non ho intenzione di cambiare le cose. La prima. Non ne hai intenzione o il permesso, in quanto donna? Decido io il mio destino. E anche tu dovresti. Allora? Sembra rischioso. L'offerta mi attira. Devo pensarci. Che devi Naturalmente. Ma fai in fretta. Yorinobu è in massima allerta dopo la parata. Potrebbe nutrire dei sospetti. Leviamoci subito dal cazzo. Vi, stai bene? Sì, sì, è solo... Stai sanguinando. Merda. A quanto pare non ti resta molto tempo. Non rimandare. Prendi una decisione. Ci penserò su... Un po' d'aria fresca ti farà bene. Adesso. E quindi? Vediamo perché sta succedendo qualcosa qua.
avevo avvertito. Che fai? Potrebbe succedere tra qualche ora. E ti reggi a malapena in piedi. Ma io sono a posto. A me il corpo dà retta. Capisci dove voglio arrivare? Certo che capisco. Vuoi che ti ceda le redini? Io ti voglio salvare la vita. Prendi la pseudo endotrizina, fatti da parte e lascia a me i comandi. Ti porterò io al Mikoshi. Ah sì? Come di preciso? Di sicuro senza l'aiuto di quella stronza di porcellana. Non ce la faremo mai senza aiuto. Su questo hai ragione. Infatti mi porto Rogue. Sì. Non è ancora arrugginita del tutto. Ancora con Rogue. E poi mi deve un favore. Forse mezzo secolo fa ti avrebbe dato una mano, ma ora mi pare improbabile. La convinco io. Abbiamo una certa esperienza in operazioni come questa. Ci facciamo strada nella Arasaka Tower come abbiamo fatto anni fa. E poi troviamo il modo di entrare nel Mikoshi. È la nostra unica possibilità. E Panam? Oh. Voleva dare una mano. È apparsa anche lei. Senti, lo so che tu e Panam ve la intendete. Lo capisco, credimi. Ma è proprio per questo che è un'idea di merda. Non coinvolgerla in questa storia. Anch'io ho fatto lo stesso errore una volta. Non mettere in pericolo la vita delle persone a cui tieni, per poi averle sulla coscienza. La nostra unica possibilità è all'afterlife, ora. E si chiama Rogue. Rallenta un attimo, testa di cazzo! Che cosa hai in mente? Questo è il mio corpo, decido io! Non stavolta. Daggiali! Cristo, guardati! Non riesci nemmeno? Perfetto, ti fai un altro sonnellino. Guardate la fine Johnny che c'è. T'ho detto io, qua sei troppo buona. E magari invece a giapponese andava con là, non è cattiva. No, non è come pensi. Non ancora almeno. Oh. Piano, aspetta a muoverti. Oh, Johnny, lo sto. Vic. Stai male, lo so. Deliravi quando sei arrivato. Così ho dovuto darti del beta all'operidolo. Ma l'ipersensibilità alla luce è un buon segno. I tuoi nervi ottici non sono danneggiati. Come... sono arrivato qui. Ti sei trascinato con le tue gambe, eri a pezzi. Hai fatto prendere un colpo a Misty. Dopodiché hai buttato giù il paziente che avevo sul tavolo. E hai preteso di essere curato subito. Sempre in prepotenza. Dice che è stato il tuo angelo custode. Io... non ero in me. Lo so. E la cosa è un po' preoccupante. Quanto è grave. Dimmi le cose come stanno, Vic. Sei a un punto di svolta. Prova a tirarti su. Piano. Ci provo. Forse mi sta tornando la sensibilità. Ho detto piano. Un altro trionfo. Per i libri di storia. Oh, Vic, diccia. Se devi dirmi qualcosa, Vic, dimmela. Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Secondo me, non per molto. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. È la tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Lo so, Vic. Ci proverò. Presto. No. Devi farlo ora. Vedi quella roba là sopra? Sì. Che cos'è? Lì trovi l'ultima dose di pseudoendotrizina. Un regalo di Misty.
Vuoi cedere alle voci che hai nella testa? Prendila. Fa un tiro. Spegni la luce. Esci di scena. Oppure, trova un altro modo. Scegli tu come va a finire. C'è anche un regalino da parte mia. Inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Questo è bravo alla fine. Hai sentito? Abbiamo un'ultima possibilità. Prendo io le redini. Endo Trizina, Rogue, Arasaka Tower. Questo è l'unico modo. Dacci un taglio, Johnny! Spetta a me decidere. E devo pensarci su. Vuoi pensarci, va bene. Ma non in questo scantinato dimenticato da Dio. Cazzo, V. Stai parlando da solo. Ah, ad alta voce, cosa? Devi decidere, e in fretta. Oh, devi decidere un sacco di cose. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Non potrò mai ringraziarti abbastanza, Vic. Vorrei soltanto poter fare di più. Ora vai. Voglio chiudere. Prendi i farmaci e fa quello che devi. Grazie, Vic, lo farò. E tu stammi bene. Oh, piate quei due pilloloni. In bocca al lupo. Grabi. Anzi, no, com'era? Vabbè, non t'aveva detto pure la pistola, però. Oh, parla con Missy. Ehi, Vi, ho sentito... beh, quello che pensi. Mi dispiace. Non avresti dovuto. Non è colpa tua. So cosa sta succedendo. E so che non sarà facile. Per nessuno dei due. Se non vuoi decidere qui, conosco un posto migliore. Ehi là! Certo, fai strada. Qualcuno? Cos'ha di speciale questo posto? Una volta ci ha portato Jackie. Non è lontano. Jackie? Cosa c'entra lui con questa storia? Vedrai. Vieni. Però alla fine è brava, Misty. C'è una vitaccia. Ultimo piano. Aveva la tua stessa espressione. Chi? Jack? È finita, Chica. Sono fottuto. Non sembra il Jackie che conoscevo. Era tanto tempo fa. Sua madre aveva appena scoperto che era entrato nei Valentinos. Credimi, la signora Wells da una parte, i ciumba della tua gang dall'altra. Nessuna scelta è quella giusta. La vita non è stata facile per il mio Jackie. Ma ha trovato il coraggio di puntare su se stesso. Dopo che l'ho portato qui. Perché è un posto mistico. Ah, ora va meglio. Aria. Vedi quella? Vengo qui quando voglio stare un po' da sola con i miei pensieri. Non è una cattiva idea. Siediti e rimugina un po' anche tu. Mi siedo un attimo che sto facendo piazza pulita. Grazie, Misty. Hai ragione. È un bel posto. Allora, cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città. Adesso ti lascio da solo. Fa con comodo. Ma che cazzo, mi hai spaventato, lo sai? Pensavo che stessi per andartene.
No, sono ancora qui. Per ora. C'ha ragione. Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. Chiamo Panam. Panam. Voglio solo sentire la sua voce. Spero proprio che sia solo per quello. Penso affari mia, poi. Ehi. Ehi, Panam. Lo sai che ore sono? Scusa se ti sveglio così tardi. Mi hai chiamato per questo? Per scusarti di avermi svegliato mentre dormivo? No, scusa, sei gridina. Non so se ci rivedremo ancora. Ah, è così. Senti, come vuoi. Vaffanculo. No, no, non intendo quello. Allora deciditi. C'è una cosa che devo fare oggi. Il rischio è davvero grosso, ma devo farlo. Che cos'è? Non posso parlarne qui. Proprio no. Allora chiudi il becco e dimmi dove sei. In città? Sì. Ok, pianta il culo da qualche parte e aspettami. Sto arrivando. Non capisci? Non posso più aspettare. Ha qualcosa a che fare con quello che mi stavi dicendo prima? Proprio così. Beh, ti dico una cosa. C'è sempre una via d'uscita. Ecco cosa devi fare. Fa un paio di respiri profondi e pensa intensamente a quello che ti ho detto. Poi mi richiami. Sai perché? Perché sono qui per te. Ma... Fine della discussione. È andata bene. Non mi ha lasciato dire una parola. Forse è meglio così. Avresti detto troppo. Hai fatto bene a chiamare. L'avrei fatto anch'io. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Ah sì. Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già, finì in una discarica. Vedi? È questo che intendo. Ora invece voglio salvarti la pelle. Puoi lasciare che sia io a farlo. Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Se no, c'è l'offerta della Rasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Boh, io... Beh, a sto punto io mi fido solo di Panam. Cioè, della Rasaka non mi fido, di lui non mi fido, di Panam mi fido. Vai. Andiamo di Panam? Andiamo di Panam. Andrò a chiedere aiuto a Panam. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. Sono un nomade e ci proverò insieme ai nomadi. Ci proverò con Panam. Siamo molto simili. Mi fido più di lei che dei tuoi ciumba mercenari. Rondo proprio. Vuoi. Potrebbe essere la mia ultima corsa. Se non funziona, voglio solo esserci cosciente. Ci vediamo nel Mikoshi. Johnny. Ok, ora sono da solo. Pronto a parlare? Pronto. Mi fa piacere. Allora dimmi. Devo entrare nella Rasaka Tower, ora. Scusa, cosa? Dico sul serio, sai la storia di Johnny. Se non faccio qualcosa subito, sono finito, morto. Rallenta. Primo. Perché la Rasaka Tower? Perché sotto la torre c'è un punto d'accesso di... Beh, so che suona strano, ma... una prigione d'anime.
una prigione d'anime. È difficile da spiegare, Viaolo. Si chiama Mikoshi. È l'unico posto dove io e Johnny possiamo dividerci una volta per tutte. La mia ultima possibilità. Quindi, scusa, ricapitolando. Mi hai chiamato a notte fonda per chiedermi di aiutarti a entrare nella Arasaka Tower? O morirai? Sì. Sì, più o meno è così. Ok. Cosa? Ok. Dove sei? Sono da Vic. Il bisturi? Ok, so dov'è. Puoi aspettare un attimo a morire? Sì, posso provarci. Bene, non muoverti. Vengo a prenderti. Beh, alla fine... ha fiducia, sì, Panama sembra quella più affidabile. Per forza, scusa, chi... Robo no. Non mi fido. Johnny ci potrebbe... Anako non mi ha dato un senso brutto. Sono giapponese. Non lo so. Forse non te voleva fregare, Anako. Forse. Sei tu, V? No, tu stava di Missy. Ah, c'ha ragione. Sì, sono io. Quindi ora che fai? Aspetto il mio autista. Vieni dentro. Aspettiamo insieme. Ma ricca, se potrebbe un gelosia, poi vai a dire che tu sei amica di Jackie, lui e lei, Jackie non lo conosce. Beh. Visto che devi aspettare, ti spiace se ti leggo le carte? Leggimele. Sì, perché no? Alcuni credono che l'incertezza sia un male che va scacciato con la divinazione. Secondo altri, il male è il cambiamento. Ma anche quello non è vero. Ogni minuto di ogni giorno diventiamo qualcosa di nuovo. Non dobbiamo temere il cambiamento, ma solo chi potremmo diventare. La cosa più importante è conoscere la nostra strada. Ho preparato questo schema appositamente per te e Johnny. Il tuo futuro è il suo futuro, e viceversa. Sono pronto. Cominciamo con te, V. Il matto. Che sorpresa. Cerchiamo di capire bene cosa significa. Il matto simboleggia l'inizio di un viaggio, l'annuncio di qualcosa di nuovo. È il fanciullo interiore, curioso verso il mondo, ma anche ingenuo e avventato. Mi ricorda molto com'eri quando ti ho conosciuto. Il bagatto. Una persona di grande talento e carisma. Un leader. Mi ricorda Johnny. La carta è al contrario. Simboleggia una tendenza alla dipendenza, instabilità mentale. Ok, decisamente Johnny. È un grande elemento di disturbo. Le ultime carte riguardano il vostro futuro. Gli amanti. Finalmente una carta che non mi mette i brividi. Equilibrio, amicizia, amore. Ah. Vabbè, Panam. Mi stai nascondendo qualcosa? Ah? Cosa? Perché? Hai un'espressione strana. Sono cazzo, amici. Scusa. No, è tutto a posto. Ok. E per Johnny? Che è la morte. La luna. Beh, non mi sembra così male, no? Invece no. Non lo so, V. La luna è un mistero. Mi sa che è arrivato a Panam. Credo che sia per te. Vabbè, quindi alla fine... Già, un mezzo piuttosto inconfondibile. Ciccia. Mi hai spaventato, lo sai? Non credevo che qualcosa potesse farlo. Ehi, puoi contare su di noi, ok? Vieni, ci aspettano all'accampamento. Ma come accampamento? Ho detto demanda... Ciao, Misty. Ma demanda... la... Alla Saka Tower. Alla Tower. Che cazzo andiamo a fare un accampamento?
Panama, già mi sta a far perdere una cifra di tempo. Bentornato tra i vivi. Tutto ok? Insomma. Credo. Buono a sapersi. Ci hai fatto preoccupare. Sei svenuto e non riuscivamo a svegliarti. Sembra proprio che le tue condizioni stiano peggiorando. Panam mi ha chiesto di tenerti d'occhio. Dov'è andata? Sta parlando con Sol. È evidente che ti serve una mano. Si sono riuniti per discutere che cosa fare per aiutarti. Su, vieni. Ti accompagno da loro. Allora, Vin, ho saputo che entreremo in guerra. Temo di non avere scelta, Mitch. A quanto pare non l'abbiamo neanche noi. Tutto il clan sa che partiremo domani. Sanno perché? Il nostro obiettivo? Guardati attorno, Vin. I veterani si contano sulle dita. Gli altri sono abituati ad assaltare convogli da poco o a recuperare rottami. Per ora sanno solo quello che devono sapere. Che lo facciamo per aiutarti. Il piano è solido, Sol. Non mischiare le carte in tavola. Non ora. Stiamo mandando il clan alla morte. Cazzo, credi che non lo sappia? Ma tu credi di poter cambiare qualcosa facendomi la predica come fai sempre? Eccoti, finalmente. Vi, come stai? Dovevo solo riposare un po'. Ho sentito che state preparando un piano. Dobbiamo ancora definire i dettagli, ma sappiamo chi, dove e come. Guarda tu stesso. Abbiamo visto più strategie, ma solo una ci dà una discreta possibilità di entrare nella Arasaka Tower. Scaveremo una galleria. Quindi volete scavare una galleria fino alla Arasaka Tower? So che sembra folle, ma saremmo degli idioti a non sfruttare questa idea. Vedi, la Night Corp sta costruendo una nuova linea del Maglev in zona. Certo, è protetta dalla Militech, ma possiamo affrontarli. Una volta in quel tunnel, ci resta solo mezzo chilometro di substrato fino alla Arasaka Tower. Usano dei Cirque della Night Corp. Ci vorrà un attimo per scavare quel tratto. Niente male, vero? Una volta dentro dovremo improvvisare. Guardie e misure di sicurezza, la strada più breve per il Mikoshi. Affronteremo i problemi man mano e incroceremo le dita. Vi, che ne dici? Grazie. Potete ancora cambiare idea, dirlo, se no. In teoria mi sembra fattibile. Oh, non ci fa come ti pare. Procediamo con i preparativi. Ci servono molte altre informazioni per stabilire se questo piano può funzionare nella qualunque pratica. Qualunque cosa troveremo si rivelerà pieno di buchi, Sol, te lo dico già io. Ma che alternative abbiamo? Annullare l'assalto? Lasciarlo morire? Panam ha ragione. Dobbiamo accettare i rischi, costi quel che costi. Te lo dobbiamo. Parlerò con i nostri fratelli e sorelle, manderemo un drone sul cantiere. E io con Mitch. Credo di sapere come affrontare ad armi pari la Militech. Raggiungici più tardi. Per ora ti lascio nelle mani di Sol. Ma non prendete decisioni senza di me. Ti serve qualcos'altro? Mi serve una connessione di rete decente. So chi può aiutarci ad accedere al Mikoshi. E chi sarebbe? Halt. Halt. Unia. Da oltre il Black Wall. Hai perso la testa. Perché diavolo Unia dovrebbe aiutarci ad accedere al Mikoshi? Perché glielo chiederò, gentilmente. Cazzo. Sai che ti dico? Ok. Siamo già nella merda fino al collo. Tanto vale nuotarci. Cerca Dakota. Ti troverai il necessario senza fare domande. Grazie, Sol. Ringraziami quando saremo usciti dal Mikoshi sani e salvi. Ho visto che nel frattempo c'ho qualcosa per Nai. Visto io qui c'ho roba bianca comune. Niente. Che c'hanno tutti. Qui vorrei qualcosa di leggendario e niente. Qui pure non ci avete niente di leggendario disponibile. Vabbè, ciao, dai. Andiamo. Io parlo da Mitch. Mitch, che dici? Boh. Mitch. Quell'America è andata ormai. Dimenticata. Tanto valeva iniziare con Amici. C'era una. Quindi ci prepariamo a una piccola guerra. Più una missione suicida. Finiamola qui, ok? Vabbè. Ammira e stupisci. Ma questo non è... In teoria. Abbiamo aggiunto un post bruciatore e vari lanciarazzi.
Gli abbiamo anche ridotto la massa totale di circa il 60%. È uno splendore, eh? Mm. Tu prenderai i comandi mentre Panam ti farà da copilota. Il posto bruciatore, nitro standard o militare? Quello standard non smuoverebbe mai questo bestione. Quindi iniezione di protossido di azoto in hardware militare. Ho saputo che i Raffen fanno lo stesso con i loro furgoni corazzati prima di assaltare i convogli. Solo che non è proprio stabile. Credevi che non si potesse applicare a un Panzer in questo modo, eh? Quando domani scateneremo questa bestia, vedrai. Speriamo bene. Visto che domani è il grande giorno, che ne dici se ci facciamo un giretto? Voglio sentire come se la cava. Certo. Magari dopo il tramonto, però. Abbiamo ancora alcune viti da stringere. Alcune, è dire poco. La smetti di brontolare sempre. Lo sistemiamo in tempo. Va bene. Che tipo di lanciarazzi avete aggiunto? Un lanciarazzi multiplo a fuoco rapido da 70 mm, associato a un'interfaccia integrata sincronizzabile tramite link personale. Dove avete trovato tutta questa roba? Teddy l'ha recuperata da uno sfasciacarrozze. Il lanciarazzi era a posto. Il problema erano le munizioni. Per fortuna Dakota ce ne ha procurate un po'. Non chiedere come. No, ti chiedo niente. Abbiamo fatto tutto che c'è. Ok, devi trovare Dakota. Daki. Che è questa? Ehi, Dakota. Chamai, fratello dei Baker. Che cosa ti serve? Mi serve un buon impianto per un salto nella rete. Di qua. Sì, ma me devo ricongelare, che palle. Assalterò una BBS occultata e criptata. Preferirei non essere notato. L'attrezzatura è all'altezza. Sei all'altezza, chiede. Raggiungerò la frontiera selvaggia, Dakota. Hai tutto il necessario per infiltrarti. Non devi temere occhi indiscreti. La vasca piena di ghiaccio, la mia parte preferita. Mi sta del freddo, ragazzi. Sei qui per aiutare Dakota. A quanto pare oggi sono qui per aiutare te. Pronto? Non so quanto ci vorrà. Qualunque cosa succeda, mantieni la calma, ok? Anche se sembra che stai per morire. Sto per morire, quindi... Va bene, procediamo. Segui i vettori, fratello. Segui i vettori. Ciao, Alt. Sei venuto da solo. Al momento Johnny è indisposto. Al momento. È relegato più in profondità. Lo tratti come un passeggero indesiderato. Un sognatore di un mondo non più suo. Pensavo... Non avevo scelta. Scusa, ho il caso. Devi aspettare. Ok. Repressione. Sei bravo a esercitarla, stai migliorando. La seconda. Preferiresti parlare con lui? Parlare con un costrutto isolato è del tutto inutile. Posso semplicemente leggerlo come ogni altro pezzo di codice. Il solo fattore umano qui sei tu. Sì, beh, a questo fattore umano non resta molto tempo. Credi che sia il tempo il tuo principale problema? Sì. O esisti, oppure non esisti. Due stati separati dalla morte. Parla per te. Non hai ingannato la morte, tu. È questo che credi? Il tuo codice, la tua coscienza. Le IA vivono oltre i confini della realtà. Vivono per sempre. Ma non siamo immortali. Inizierai a comprendere. Ma solo nel Mikoshi. Sai che cosa mi aspetta lì? Un confine da attraversare.
Probabilmente sarà l'unico momento della tua vita in cui avvertirai il vero peso della tua esistenza. È un fardello a cui non puoi prepararti. E Johnny, che ne sarà di lui? Mi mancano i dati per rispondere a questa domanda. C'è qualcosa che sappiamo con certezza? Sì, che il Mikoshi cesserà di esistere. I costrutti intrappolati là dentro, li libererai? Diventeranno integrati in me. Ok. La seconda? No, perché? Vabbè. Vediamo. Stiamo perdendo tempo. Procediamo. Ecco, ho inviato un programma al tuo shard da Netrunner. Una volta nel Mikoshi, usalo. Aprirà una connessione sicura. Devo cercare un punto di accesso specifico. Immagino che saranno tutti protetti da ogni ICE da qui a Tokyo. A volte basta una porta appena crepata per entrare. Usano shard nel Mikoshi. Lascia a me la sicurezza. Ci rivedremo. È tornato. Carol, lo shard! Rilassati. Subito dopo esserti connesso, la temperatura è salita a quasi 40 gradi. L'equipaggiamento sembrava infettato. No, peggio. Sento. Cos'è successo qui? Cos'è? Mi hai fuso metà attrezzatura. L'attività neurale è schizzata alle stelle. Il tuo lobo frontale stava per sciogliersi e uscirti dalle orecchie. Avrei potuto piantarti un proiettile in testa. Sicuro di star bene? Mi spiace per i danni. Beh. Sì, sì, d'accordo. Beh, mi serve lo Zatar. Benissimo. Bene. No. Ottimo. Ho cumino e chili. Lo shard. Ho salvato un software che mi serve in uno degli shard. Ti prego, siamo circondati da ICE. Anche se fosse riuscito a passare, i miei controller avrebbero... Porca... Portalo via di qui. Grazie, Dakota. Non ringraziarmi. Parla con Sol, era passato a cercarti. Vado subito. Oh, Sol. Quando stai, Sol? Vorrei essere on the road. Ma Sol non c'è. Vabbè, posso stare qui? Vado a cercare. Vai di fretta? Oh, cercavo Sol. Eccolo. Sol, volevi parlarmi? Salta su. Andiamo da qualche parte? Ascoltami, è semplice. Noi, tutti qui presenti, ti siamo debitori. E anche molto. Parla per te, Sol. Nonostante questo, sei un estraneo, un mercenario di Night City. Di quello che potrebbe essere anche un altro. Chiedi a Panam, lei lo sa. Quindi dobbiamo sistemare la cosa. È un'ingiustizia bella e buona. Bisogna rimediare. Diventerai un Aldecaldo, che significa che questa famiglia farà di tutto per te. Pronto? Disco! Ne siete sicuri? Sembra forse uno scherzo. Ascolta, so bene cosa significa. Facevo parte anch'io di un clan. Ma diventare un Aldecaldo... Non so se rispondi dovresti... solo alla domanda. Sei pronto? Fate pure. Ora sei uno di noi, Vi. Sei un Aldecaldo, dannazione. Grazie di tutto, Vi. Non preoccuparti. Ti faremo accedere a quel Mikoshi. Vero, ragazzi? Benvenuto nella famiglia. Caloroso benvenuto al nuovo Aldecaldo! Benvenuto nel clan! Non è che dicono. È più facile guadagnarsi la fiducia di un cobra che di un Aldecaldo. Ben detto. Quindi so bene quanto significhi. Per voi e per me. Grazie. Non vi deluderò. Non preoccuparti, è solo una formalità. Eri già un membro non ufficiale di questa famiglia da un po'. Mi hai salvato le chiappe e, da quanto mi dice Bobby, anche quelle di Mitch, per non parlare di quelle di Panam. Va all'inferno. Ma Sol ha ragione. Voglio dire, ammettiamolo, B. La mia vita era in pezzi e tu l'hai frantumata ancora di più.
ma a volte è l'unico modo per poterla rimettere insieme. D'accordo, ragazzi, ascoltate, oggi festeggiamo, ma domani sarà una giornata tosta. Fate ciò che dovete e andate a riposare. Un assalto è un assalto, ma è comunque la tua notte. Quindi goditi il tuo momento di gloria. Avresti potuto avvertirmi. E rovinarti la sorpresa. Stai scherzando? Tutto bene? Sì, non è niente, non preoccuparti. E come va la giacca? Troppo stretta? No. Va tutto bene? Mancato, sai, questo cameratismo. Lo so, te l'ho letto nel cuore la prima volta che ci siamo incontrati. Probabilmente perché allora mancava anche. A Night City sei solo, anche in mezzo alla folla. Ma qui ti sembra di far parte di qualcosa di importante. Sei dove dovresti essere. Grazie, Panama. Se hai voglia di parlare, mi trovi lassù. Alla fine hai fatto bene a... Non so, io direi che però proseguiamo la storia nel prossimo video. Che dici? Perché mi sa che qua è lunga. Sì. Vabbè, facciamo così allora. Ok, allora amici, ambiti che ermette. Al prossimo video andremo a vedere come va a finire questa storia. Yes. Allora credo che prenderò un altro paio. Ciao a tutti! Ciao a tutti!